Valentina, poi portavoce del Movimento 5 Stelle alla Regione. Sì, grazie, grazie Simone. E parto dall'ultimo intervento. Io sono una persona estremamente pragmatica e pratica, quindi tendo ad assumermi le responsabilità, ovviamente, del ruolo che rivesto e del compito arduo che abbiamo in Regione Lazio. Allora, sicuramente oggi sono arrivate diverse istanze. Ti ringrazio di avermi invitato, ma anche di aver organizzato insieme agli altri questo convegno, perché è importante soprattutto poi per chi vive all'interno delle istituzioni e ha modo di avere un quadro più chiaro al di fuori di quello che conosce istituzionalmente a livello legislativo, anche di quelle che sono, diciamo, i focus più importanti, no? Sui quali intervenire. Inizio dall'ultimo intervento. Sicuramente io mi faccio carico delle istanze che ho avuto oggi, ho ascoltato qui, e quindi sono a disposizione, ovviamente, per essere strumento come tale deve essere un portavoce all'interno della regione, per portare avanti le istanze che vengono dalla collettività. Rispetto alla questione poi particolare dell'avviso pubblico e quant'altro, ovviamente io valuterei anche di coinvolgere le autorità competenti con un esposto alla Procura, perché al di là dell'atto politico dell'interrogazione, che però la cui attuazione rispetto al chiedere l'invalidazione dell'avviso pubblico, la cui attuazione rimane comunque in mano alla politica, perché se io posso fare un atto di impegno politico, posso fare un'interrogazione per chiedere dei chiarimenti, finisce lì. Se poi la parte politica, che si impegna magari formalmente con una votazione a farlo, non lo fa, per questo e per l'esperienza proprio regionale dico sempre che in questi casi forse è il caso anche di coinvolgere le competenti autorità che magari possono intervenire, mi auguro, laddove si ravvisano ovviamente dei reati o delle condotte non idonee, anche a sanzionare e diciamo a punire chi attua determinati comportamenti che poi generano le problematiche che abbiamo ascoltato oggi in ogni settore della sanità. Si è parlato di tante cose. Io mi occupo in Regione Lazio, per chi non lo sapesse, prevalentemente di bilancio, di riforme, enti locali, federalismo, demanio, patrimonio, quindi insomma un altro mare magnum. Si è parlato oggi del ruolo dei comuni, delle ASL, della Regione. I comuni spesso vivo anche da un'altra parte l'esperienza comunale, io vengo da Pomezia, i comuni spesso vivono, lottano sia con l'altro soggetto ASL, col quale invece dovrebbero fare rete per sopperire alle carenze, no? Coordinarsi anche per sopperire alle carenze diciamo territoriali, ma invece la realtà che si vive sui territori è che spesso vi è una contrapposizione, perché l'abbiamo capito ed è stato detto, perché ovviamente chi è messo a dirigere delle aziende complesse come quelle sanitarie è un politico sostanzialmente. Noi ci ritroviamo direttori, dirigenti di ASL o di aziende ospedaliere che spesso sono ex consiglieri, ex deputati, cioè questa la dice lunga. E ovviamente il tutto, cioè vengono sempre messo in seconda battuta le necessità e i fabbisogni del territorio e dei cittadini, perché tutto acquisisce una valenza e una natura prettamente politica. Quindi la logica che spinge a fare o non fare una determinata cosa prescinde proprio dalla valutazione di quello che sarebbe opportuno o necessario. E lo stesso è accaduto per l'accorpamento delle ASL di cui si è parlato. Io ho vissuto nella notte di bilancio, perché quello fu un emendamento inserito della modifica dell'accorpamento delle ASL, un tentativo di inserirlo in una nottata in cui si stava discutendo la manovra finanziaria.
nottate in cui spesso ovviamente la manovra finanziaria si traduce in altro, in un omnibus dove viene deciso, ecco, quello che poi ricade sulla pelle dei cittadini. E in commissione a assistere ai ragionamenti si ragionava, ragionavano le destra e sinistra su come accorpare e ridisegnare le ASL e sentire ragionamenti basati esclusivamente sul perché era necessario includere un territorio piuttosto che un altro rispetto alla provenienza dei singoli consiglieri, ovviamente mi ha lasciato inorridita, ma questo lo dico anche, cioè intervengo ovviamente anche laddove mi trovo ad ascoltare delle cose del genere, perché ricordavo, guardate, scusate, non ve lo vorrei ricordare, ma forse, forse una manovra così importante deve avere come ratio e come logica quella che è la valutazione del fabbisogno del territorio, la convenienza in termini di servizi economici e quant'altro, cioè tutto quello che è stato rappresentato qui come prospettiva di riforma. Vivendo le istituzioni dall'interno, quindi vivendo le commissioni, i tavoli interni di lavoro, istituzionali, consiglio e assistendo alle logiche che poi fanno scrivere determinate norme, mi è ovviamente palese e chiaro che c'è necessità di intervenire e di cambiare ovviamente questo modo di agire su più livelli. È ovvio che se si interviene a livello regionale, anche in termini di attuazione di quello che già esiste, piuttosto che di modifiche della normativa laddove è carente o scritta male, il beneficio a cascata lo hanno i territori, i comuni, gli enti locali, i cittadini, in ogni forma, che sia associazione, che siano consulte, che siano singoli utenti che usufruiscono della sanità. Se ci ritroviamo ovviamente anche qui a livello, perché anche all'interno della regione comunque esistono delle strutture che dovrebbero fare da raccordo o da controllori rispetto all'attuazione dei programmi di governo, ma se anche qui a capo mettiamo gli ex consiglieri regionali, come succede per la cabina di regia, che se andate sul sito della regione e leggete i compiti che ha, di valutazione del programma, delle politiche che si disegnano e si scrivono in regione, dovrebbe fare da coordinamento con i vari enti locali. Cioè, se leggete l'elenco delle funzioni e poi vedete che a capo di colui che poi dovrebbe controllare anche il governo è l'ex consigliere regionale della stessa forza politica che governa la regione, cioè allora è una roba persa in partenza, rimane tutto lettera morta. Quindi c'è tanto lavoro da fare sicuramente e concordo con gli interventi che sono andati in quest'ordine, in questo senso, come diceva anche Pierluigi, che sarebbe veramente da stupidi banalizzare e liquidare una programmazione in materia di sanità come una cosa semplice o come se, lo dico senza mezzi termini perché sono anche una persona diretta e schietta, come se vince il 5 Stelle spariscono tutti i problemi della sanità. Non è così. C'è un lavoro sicuramente complesso, ambizioso, non per questo non attuabile. Io in piccolo l'ho vissuto a livello comunale come esperienza. Credo che si possa fare tanto. Ben vengano queste iniziative. Io credo che oggi le persone che sono intervenute, gli organizzatori, hanno dimostrato anche che ci sono tutti i presupposti per diciamo, lavorare anche ad un programma serio e attuabile in questo senso. È fondamentale non perdere il contatto con quella che viene definita la base. Non so, nel caso nostro sono le persone, oltre che essere iscritti, ma che si attivano. Cioè, questo rapporto, se salta, salta proprio il movimento, non so come dire. Sì, no, Cioè, ma salta l'idea. non... Noi praticamente abbiamo lavorato dall'inizio con una qualche difficoltà, a volte più forte, a volte meno. Ma è evidente che non riusciremo a essere convincenti se non si, no? Se il movimento non si appropria, non si integra con le Non energie sul concretizza, territorio, se no non è concretizza. impossibile. Parliamo di cose che non si possono verificare, impossibili da. Quindi, diciamo, il nostro lavoro, il lavoro che abbiamo fatto e abbiamo presentato oggi era proprio, serviva anche a questo, a segnalare che le persone vogliono impegnarsi in prima persona, non solamente cliccando su un pulsantino, non so, su una votazione. Ecco, diciamo, a me non interessa moltissimo questo, a me e a tutti quelli, come hai visto, che sono intervenuti oggi. Cioè, interessano
interessa qualcos'altro, insomma. Sì, e a me fa piacere perché, non lo dico per plagieria, lo dico veramente in maniera seria, perché abbiamo bisogno di risorse in termini di persone concrete e che diano un contributo professionale anche, di persone che siano anche professionisti del settore. Lo ricorda Luigi tutti i giorni, penso anche per il governo nazionale, no? Noi siamo aperti e dobbiamo essere aperti a prescindere, no, dall'iscrizione, a qualunque, al contributo che ci può arrivare, il contributo fattivo, da qualunque cittadino, qualunque professionalità che in questo senso ci può dare una mano concreta. Altrimenti la forza, io penso che la forza, sì, del cambiamento è questa, cioè, esatto, quella di unire le intelligenze. Ma per questo ti ringraziamo oggi e le professionalità, esatto, quindi, di essere intervenuta. Su questo dandoci io un segnale, mi assumo anche la senso, responsabilità di farmi carico ovviamente di queste istanze e procederemo ovviamente a fare tutti gli atti. Magari ci sarà anche una condivisione con voi. Assolutamente, va bene. Grazie.